benedico suonate come questa, perché credo c'è bisogno della voce alternativa. Le voci alternative al pensiero corrente sui migranti, quelle che si sono sentite ieri pomeriggio ad Olmi, nell'incontro tra esperienze di questa comunità che ha voluto capire come un'integrazione nell'accoglienza sia possibile. Alternativa al pensiero comune su esodo e sbarchi, che nelle nostre comunità si traduce anche nello striscione della manifestazione all'ex polveriera, che il parroco ha commentato nei social con questi risultati. Per carità, potevo anche aspettarmelo, tra le decine e decine di commenti che sono ritornati, alcuni rondavano violenza in una maniera, come posso dire, fuori misura, nel senso che non ci stava proprio. Un pomeriggio condiviso, quello nell'oratorio lungo la Callata, proprio per rispondere ad una violenza molte volte specchio della paura per l'altro, la stessa che incontravano oltre un secolo fa i nostri migranti. Nel 1913 870.000 italiani partono, vanno in Belgio, vanno in Germania, vanno in Francia. Chi di noi non ha un parente che è partito? Ecco il punto di contatto tra noi ieri e loro oggi, con la prospettiva di un comune domani, anche quando, come per la piccola Fatima, si torna con la famiglia al paese natio. Fatima scrive Donelli, ciao Donelli, mi mancate tantissimo, anche se non lo dico a nessuno, ma voglio bene veramente a tutti, siete la mia famiglia. 15 anni, marocchina, cresciuta qui, in un'altra fede. Ha trovato la porta aperta, ha trovato il basket, ha trovato gli amici, ha trovato la stanza. Ecco, io credo che questo sia il mondo migliore che dobbiamo costruire.